Buon lavoro. Parliamo di sci alpino. Tra due settimane le squadre azzurre partiranno per il raduno sulle nevi in Argentina. Alex Finazzer ha attualmente il talento maschile più cristallino, no, del nostro sci. Dopo una stagione di alti e bassi si allena sotto il profilo atletico nella sua Val Gardena. L'ho incontrato Davide Labate. Una vita da predestinato per Alex Finazzer. Adesso il gardenese a 22 anni sa che però gli sportivi italiani vogliono molto da lui. Io più che dare del mio meglio non è che posso fare, cerco sempre di imparare dagli errori che ho fatto la stagione prima e non vedo l'ora di ripartire con le gare, poi alla fine cosa ne esce è sempre un po' una sorpresa. Lo sport come maestro di vita, tu pensi di poter portare poi dopo lo sci tutto quello che hai imparato? Assolutamente condivido, perché comunque impari tanto sull'etica di lavoro che devi fare per raggiungere qualcosa, mettersi gli obiettivi, dover anche lavorare se si è stanchi, fare dei sacrifici. Credo che tutto questo poi nella vita credo che sarà quasi un po' più blando il tutto e credo che proprio che aiuti molto. E hai pensato a un dopo? Sono ancora neanche ancora partito come si deve, quindi non è che voglio ancora pensare al dopo. Almeno una decina d'anni cerco ancora di continuare. L'Emmanuel ha vinto le Olimpiadi giovanissimo, ci sei tu, ci sono i due norvegesi, è una generazione nuova nello sci che sembra con voi diventare un po' più rock. Credo che sia, che faccia parte del gioco, che con gli anni ci sia un po' di ricambio così. Sono curioso a vedere cosa ne uscirà nei prossimi anni, se ci sarà una certa rivalità. Alla gente piace sempre molto e credo che anche agli atleti possa essere molto divertente. Che effetto fa sentirsi sotto i riflettori? Non è che mi dia tanto fastidio, poi a parte bisogna dire che per fortuna per noi sciatori la primavera e l'estate è molto tranquilla, cioè qui veramente va in giro in centro così tranquillo, anche se qualcuno ti ferma non è per niente un problema fare una foto così, anzi fai volentieri. Dal punto di vista mediatico d'estate siamo tranquilli rispetto ai calciatori che sono proprio sotto i riflettori tutto l'anno. Non cambieresti, quindi non faresti il calciatore? Assolutamente no, faccio quello che mi piace, quindi continuerei così.